Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese perché oggi è uscito Bash, o per meglio dire è uscita la LD di Bash, LD che a me piace parecchio. Su questo devo essere onesto, piace parecchio, ed è per questo che appunto oggi vi porto un semplice video pull dove appunto vado a tentare nel trovare la sua LD. Innanzitutto volevo scusarmi per la qualità audio e ovviamente video, perché ho dovuto registrare da telefono, ho avuto diversi problemi per quanto riguarda la connessione del dispositivo al PC oggi stamattina. Ci lavorerò probabilmente dopo per sistemare il tutto, però diciamo che ci tenevo comunque a portare il video e quindi ho deciso un attimo di giocare con gli strumenti che avevo a disposizione qui nel mio PC, e ho tentato comunque di sistemare un pochino, di mettere una musica, di fare il mio commento diciamo a parte, e poi montarlo in un unico video tutto quanto insieme. Come potete vedere, ho fatto la free multi, dove ovviamente non è uscito nulla, o per meglio dire è uscita soltanto la ex di Bash e la ex di Van, che già comunque possedevo, come vi ho fatto vedere. E ora praticamente vado con i ticket cercando di trovare qualcosa, perché ho dovuto tentare di trovare qualcosa con i ticket, che sono le uniche risorse che mi sono rimaste dopo il calvario e diciamo l'epopea che mi ha portato Noctis, ovvero facendomi spendere praticamente tutte le gemme e quindi portandomi un grosso problema. Detto questo, parliamo della LD di Bash nel frattempo, mentre i ticket vanno avanti. La LD di Bash si chiama Flame Tongue, dove presenta 8 hit AOE melee Brave più un attacco AOE HP, dove viene incrementato il Brave Damage per quanto riguarda il singolo target. Dove viene incrementato il danno sul singolo target fino al 200% del massimo dell'overflow, un po' simile a come funzionano un po' tutte le LD, che sono più forti, tra virgolette, più forti verso i nemici singoli, però si possono tranquillamente utilizzare anche con molteplici nemici, anche perché comunque i danni vengono splittati equamente a tutti quanti gli avversari, quindi direi che l'utilizzo della OE penso sia l'utilizzo principale, penso sia l'utilizzo utile e corretto di quest'arma LD. Successivamente si ha un recupero del Brave basato sul 30% del danno HP inflitto o all'avversario o agli avversari, infligge target lock agli avversari per 5 turni, quindi abbiamo la possibilità di aggrare su noi stessi i nemici. Garantisce un nuovo buff che si chiama Unbreakable, che se non ricordo male non lo aveva inizialmente. Ora è da un po' che non gioco Bash, quindi devo un attimo rispolverare anche tutte le sue abilità, tutte le sue meccaniche. A se stesso per 5 turni, e poi Kingdom's Shield, che è praticamente lo stesso buff che ottiene con la 15 CP, per altri 6 turni, dove ovviamente Kingdom Shield riduce l'HP di danno subito del 60%. Mentre invece il buff Unbreakable, che dovrebbe essere quello nuovo garantito dall'LD, garantisce un attacco up del 40%, un max Brave Stolen Overflow del 30%, e poi quando gli HP scendono al di sotto del 50%, dopo aver ricevuto un attacco HP, recupera immediatamente il 50% dei danni subiti del massimale del suo HP.
Ora bisogna vedere questa meccanica cosa, come funziona, perché io non credo che recuperi praticamente il danno che ha subito, ma recuperi praticamente il 50% del danno che ha subito. Quindi se noi subiamo un danno di 10-15k, recupereremo subito possibilmente 7500 HP. E questa comunque è una cosa molto molto buona, perché permette comunque di essere decisamente più aggressivi con Bash, ma soprattutto permette di poter recuperare HP anche grazie alla sua skill 65, che gli consente comunque di poter recuperare HP. Un'altra cosa che ho notato utilizzando Bash è che adesso la 35 CP recupera HP AOE, quindi questa è una cosa fighissima, non li recupera più a se stesso ma li recupera AOE. E poi ovviamente con la 15 CP abbiamo il classico targeting debuff verso gli avversari, e poi ovviamente il Kingdom Shield, che era il buff che comunque lui già aveva inizialmente quando uscì all'inizio del gioco. I vari limit break delle armi ovviamente non fanno che aumentare la potenza delle skill, ovviamente delle skill intese come quelle dell'LD. Quindi a un limit break abbiamo già subito il plus plus attivo della sua skill, e anche il buff di King Metal per 6 azioni, che permette di incrementare a tutti quanti gli alleati il max brave del 10% e l'attacco del 20%. Incrementa la possibilità di resistere ai danni brave inflitti da Unbreakable Barrier, quindi questo è molto molto buono. E poi successivamente cambia il suo attacco HP Plus in HP Plus Plus, dove si ha un massimale di overflow del 120%. E poi altro, Unbreakable Long, che è il secondo break, dove aumenta ancora agli alleati max brave del 10% e 20% di attacco, e anche nel limit break numero 3 aumenta ancora del max brave del 10% e attacco del 20%. Quindi in totale abbiamo un aumento del 30% della max brave e del 60% per quanto riguarda l'attacco. E poi ovviamente abbiamo un utilizzo in più per quanto riguarda la sua skill. Che dire, veramente veramente ottimo. Bash ha fatto un salto in avanti molto, diciamo, che io aspettavo con impazienza, ed è per questo che appunto comunque ho tentato di recuperare subito la sua LD. Come potete vedere, la free multi non mi è andata bene, i ticket stanno andando malissimo, mi sono prestabilito di spenderne un centinaio, quindi volevo fermarmi a 300 per rimanere poi con questi 300 ticket verso la fine del mese o verso quello che sarà l'anno nuovo. E non ho intenzione comunque di spenderne in più, perché non ne vale la pena, però preferirei un attimo frenare con le mie spese, dato che comunque Noctis mi ha dato una bella batosta, e quindi devo necessariamente fermare il mio pool, i miei pool in generale. Quindi, che dire, fatemi sapere cosa ne pensate voi di Bash, fatemi sapere se l'avete trovato, fatemi sapere soprattutto se avete già utilizzato Bash con la sua LD, e voglio sapere anche la differenza che avete visto con il vecchio Bash. Io per il resto vi saluto, vi lascio con questi ultimi ticket e ci becchiamo alla prossima.